La Via di Francesco, un itinerario culturale e paesaggistico che attraversa tutti i luoghi dove il santo di Assisi ha vissuto e predicato. Un viaggio senza tempo tra i santuari, i monasteri, le chiese, le foreste antiche, le città medievali che ispirarono l'amore di San Francesco per la natura e tutte le sue creature. Un cammino lungo 500 km che inizia dal santuario della Verna, dove San Francesco ricevette le stigmate, passa per la città di Assisi, dove tuttora si trova la salma del santo, attraversa tutta la Valle Santa di Rieti con i suoi monasteri e le sue chiese e arriva nel cuore della capitale, al centro della capitale, all'interno della Basilica di San Pietro, il tutto passando anche ovviamente per il nostro territorio. 10 chilometri dove il pellegrino può perdersi tra i nostri ulivi secolari, la storia millenaria delle nostre campagne, il nostro centro storico, le nostre chiese e tutti i nostri monumenti. Montelibretti crede nel turismo lento e vuole investire su questo cammino che può rappresentare una grandissima opportunità per la nostra cittadina. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Da qui l'idea di Sulle Orme di San Francesco, una passeggiata lungo il tracciato montelibrettese che il comune organizza nel mese di ottobre. Thank you.
una camminata domenicale per rilanciare il patrimonio artistico, culturale, ambientale ed enogastronomico della nostra stupenda Monte Libretti.